Persone da sole si sono organizzate e vengono qua a protestare. Qui c'è un segnale forte di una comunità preoccupata, una comunità che come noi amministratori è incredula, non capisce, siamo in difficoltà. La prima cosa che chiediamo alla provincia è chiarezza, ma veramente chiarezza su cosa sono i destini della sanità trentina. Oggi ho parlato con l'assessore, però il dialogo che è continuo e costante, ma le persone che sono qua chiedono chiarezza e chiedono delle rassicurazioni su quello che è il destino. Mi hanno messo in mano anche una candela, quindi mi auguro di non essere qua a celebrare un lutto, ma di essere a celebrare che questo ospedale continua a essere un ospedale e non altro, da quello che noi leggiamo dalla stampa. Anche il presidente degli ordini dei medici ha fatto una dichiarazione oggi che lascia stupiti, stiamo parlando di medici, e quindi chiediamo assolutamente chiarezza su quello che è il destino della nostra struttura sanitaria del Garda Trentino e che continua a essere un punto di riferimento per questa comunità e un punto di sicurezza dove avere la salute e non trovarci qua in questa situazione qua dove le persone sono davvero disorientate. Sono Cesare Hoffer, rappresentante dei professionisti sanitari dell'azienda sanitaria e rappresento oltre 100 professionisti dell'ospedale di Arco. E volevamo manifestare il nostro disagio per le decisioni prese da questa giunta e da questa azienda sanitaria, in quanto il lasciare un ospedale periferico senza un'adeguata copertura di un anestesista e secondo noi è una situazione di rischio per il paziente, ma anche mette nelle condizioni il professionista di lavorare in una situazione di scarsa sicurezza. Dunque noi chiediamo che tutta la riorganizzazione sia oggetto di una discussione seria ai tavoli politici e aziendali e non sia solo frutto di una decisione calata dall'alto e decisa in 5 minuti quando i tempi tecnici prevedevano che ci fosse un anno di tempo per riorganizzare l'ospedale, l'organizzazione, il riposo giornaliero. In realtà è stata poi fatta in fretta e furia, causando un grosso disagio agli operatori e alla cittadinanza. Ai cittadini vogliamo dire che come professionisti rinnoveremo il nostro impegno per garantire la massima qualità possibile, però l'azienda sanitaria e la politica deve iniziare anche ad ascoltare i professionisti, perché in questo momento non sono stati molto ascoltati, né dai politici né dall'azienda sanitaria. Siete preoccupate per la situazione sanitaria che si verrà a creare ad Arco? Molto, perché non è giusto che chi abita a distanza da Trento, da Rovereto, debba sottostare a queste scelte in cui comunque c'è la salute di mezzo, per cui vanno prese altre scelte, vanno fatti altri tagli, non questi. Non è che siamo arrivati ieri, ci siete da ieri e questo è il vostro risultato, è fallimentare, dovete pensare al bene comune, che è la cosa principale. Bravi tutti, bravi! Bravi voi! La non è di serie B, la periferia è di serie A, come Trento, Rovereto e Cavalese. Siamo gli stessi cittadini, abbiamo gli stessi diritti. Gli stessi diritti. Lavorare in periferia è più difficile. Esatto. Andate voi a casa, è ora, dove andare a votare? Basta! Ci avete rotto le palle con le vostre promesse! Lo vuole difendere? Lo vuole difendere il vostro ospedale? Siani, giù le mani, giù le mani, giù le mani! Diritto alla salute! Basta business, basta business! Diritto alla salute! Diritto alla salute! Noi siamo qua con tutti voi, perché abbiamo lo stesso scopo e lo stesso obiettivo. Perciò se noi siamo qua col sindaco di Arco, il sindaco di Tenno, il sindaco di Drena, i vice sindaci e tutti gli amministratori, i consiglieri provinciali, eccetera, siamo qua con un unico obiettivo che è quello dei cittadini. Perciò noi non siamo qua per farci dire su o meno, eccetera. Voi avete pienamente ragione sull'ospedale, noi siamo qua in prima fila con voi. Noi siamo qua in prima fila con voi per portare avanti il discorso dell'ospedale e della sanità. Cittadini. Scusa se lo dico, voi dal 2013 che questa cosa qua è in ballo, eh?
siamo nel 2015, che fomenta questa chiusura, questa riorganizzazione del sistema sanitario. A me non mi è sembrato che ci sia stata una grande spinta da parte degli amministratori locali qua in questo senso, perché tutti hanno tirato le mani indietro, tutti quanti, ad eccezione di qualche gruppo. Ok? Allora, qui bisogna rimboccarsi le maniche, ok? Perché io sono infermiere, un semplice infermiere. Noi ci facciamo il culo in quattro, sia l'estate che l'inverno, portare indietro i malati a Rovereto, a Trento con l'ambulanza, in condizioni disastrose, col traffico, perdendo un sacco di tempo e rischiando la salute sia del malato che viene trasportato, ma anche dell'operatore stesso, perché molte volte il medico non c'è, siamo da soli a trasportare il malato. La responsabilità è nostra, che portiamo il malato senza la giusta sicurezza, quindi bisogna tirarsi sulle maniche veramente e dire a quelli che sono in provincia, a Rossi e compagni, che qua la Busa ha bisogno di avere un anestesista rianimatore H24, la ginecologia la vogliono togliere, va bene, ma che la tolgano, ma è giusto che voi locali facciate pressione in questo senso. Allora, il servizio minimo l'abbiamo sempre richiesto in tutte le maniere. Ma il minimo non è garantito. Ma quello che stai non dicendo è garantito tu, il minimo. Questo è grave. È grave questo. Il questo non è garantito, perché se metti il rianimatore, però, il minimo non lo è stiamo garantito. Chiedendo da tempo. Il minimo legale è il rianimatore. Se il ben tolto non è garantito il minimo. Io ho ascoltato un messaggio di Zeri di tempo fa registrato, dove diceva che i pronto soccorsi sarebbero dovuti essere riorganizzati, potenziati. Ma il pronto soccorso di fatto non è stato potenziato, assolutamente, perché l'estate si fanno, i medici sono pochissimi, bisogna fare i salti mortali per coprire i turni, poi adesso con la proroga delle 11 ore diverrà ancora più difficile questa cosa qua, ma molto difficile gestire. Purtroppo non è una barzelletta questa, purtroppo. Allora, io in questo momento sì, è vero, rappresento la mia comunità, perché questa è dal punto di vista della legge, la fascia, però qui penso che siamo veramente tutti uguali. Cioè questo, in questa situazione non esiste colori della pelle, ma il sangue è rosso per tutti. E se la sanità la tocca a tutti. Io ho provato in questi giorni, visto la mia ignoranza in materia, a confrontarmi con chi lavora tutti i giorni in questa struttura e chi ha a che fare soprattutto con le emergenze. E il problema è un po' più grosso di quello che ci hanno fatto credere con quattro articoletti l'altro giorno, con tutto rispetto per chi li ha scritti, ci mancherebbe altro. È venuta a mancare. E il problema, come diceva il signore e il signor infermiere, è che il problema è proprio il rianimatore, tra l'altro, e in più anche i medici che collaborano. Allora, l'unica cosa che adesso io parlo dal punto di vista politico, il rapporto sarà domani i nostri presidenti delle comunità di valle, perché questo argomento bisogna ampliarlo come giusto che sia, non possiamo risolverlo in due. I presidenti delle comunità di valle dovranno fare un documento comune, i sindaci verranno, cioè andremo a Trento nella giornata di martedì o mercoledì, e anche perché noi dovremo capire il perché la struttura di Cles ad oggi sembra non sia stata intaccata. Si può parlare o no? Si può parlare? Fino a quando Roma tratta la sanità come una latteria? Con la latteria non andiamo fuori qua, questo è il problema, perché le regole di chiudere gli ospedali sotto una certa soglia non l'ha deciso la provincia, decide Roma, è il lavoro dei parlamentari nostro, informatevi voi della rete, informatevi, c'è un'unità di intenti su questa cosa, noi non vogliamo trattare la sanità come una latteria, qua a Roma qualcuno lo sta facendo invece, va bene? Mantenere la sicurezza e la responsabilità. Invece noi diciamo che siccome che non tutti i territori sono uguali, diciamo che se non vogliamo tenere aperti, allora adesso si possono fare le assunzioni, no? Evidentemente si possono assumere, e questo è frutto di mediazione, e devo dire che su questi temi siamo tutti d'accordo a livello romano. Qui dopo sono altri tipi di problemi, evidentemente, che sono quasi uguali a Roma, ma la responsabilità dei sindaci, loro che sono qua prima come cittadini
e io insieme a loro, evidentemente con voi, è perché noi le cose le abbiamo fatte. L'assessore è venuto in consiglio comunale, abbiamo parlato dell'ospedale, ci ha detto delle cose, abbiamo interrogato, abbiamo fatto, evidentemente. Quindi anche noi siamo qua per dire che è tutta una baracca, è tutta una barca l'Alto Garda dell'Ebro. Non è che c'è una divisione totale da una parte o dall'altra. Allora le battaglie si fanno insieme, si fanno, signori, non si fanno da soli. Ma il consiglio comunale non c'era nessuno a vedere, eppure sulla pagina c'era l'assessore della sanità venuto. Poi a Trento decidono e noi dobbiamo combattere sul territorio perché non siamo come voi, evidentemente. Siamo come voi. Quindi noi le istanze, le prendiamo, le facciamo sempre, evidentemente. Ma fin quando qualcuno pensa di trattare la sanità come un'arteria, tanti litri, tante entrate, non ce ne andiamo fuori. Non è una questione economica, perché la sanità in Trentino costa 3 milioni di euro al giorno. No? 3 milioni. Evidentemente non sono i 0, qualcosa in più per la nostra sicurezza. Bisogna anche contare quanto costa. Allora quando uno ha male un bilancio deve fare delle scelte, priorità. Noi diciamo, lo diciamo da sempre, che sul sociale, sulla sanità, per la questione di tutti non ci devono essere dei tagli, anzi ci vuole aumentare. La provincia autonoma di Trento non prescrive più il microinfusore a chi ha il diabete, che viene dato in gravidanza in tutte le altre giorni. Io sono incinta, ho il diabete, ho richiesto per 2 volte il microinfusore e mi è stato negato. Sono in cura a Brescia, perché a Trento sono gli incapaci e non ti danno il microinfusore. Voglio capire su quale criterio voi date le medicine. Farmaci salva vita, ragazzi! Farmaci e cure salva vita ci vengono negati in provincia autonoma di Trento. Ho parlato con la Borgonovo Re. Ho parlato con Zeni, sto aspettando da un anno risposte. Allora ci tagliate anche un servizio che è l'ospedale di Arco. Adesso voglio sapere i soldi che noi tutti paghiamo, tutti dove cavolo vanno a finire.